Bene amici, rieccoci di nuovo in diretta, sempre qui sulle frequenze di Canale 8, seconda parte dell'eccezionale TV, edizione del lunedì. Avevamo preannunciato che avremmo parlato del Gallipoli in questa seconda fascia. Ebbene, come preannunciato, è arrivato finalmente il primo punto della stagione, tra l'altro in trasferta. Una gara giocata ad Aprilia, Gabriele, che ha avuto una particolarità. Quale? Sì, ad Aprilia al Quinto Ricci si è giocato alle 10:30. Perché? Perché per una situazione forse vivibile in altri tempi. Infatti la squadra biancoazzurra ha richiesto ufficialmente il cambiamento dell'ora della partita alle 10:30. Perché? Perché alle 15 vi era la partita di Lega Pro tra la Lupa Roma e la Pistoiese, Proprio su quel terreno da di giocare nello gioco. stesso impianto. Quindi lì ad Aprilia sono vissute situazioni quasi da calcio giovanile, dove dopo la doccia e la fine Della della partita, partita subito tutti a subito casa. ci sono pronti le altre due compagini ad arrivare lì al campo per disputare la partita di Lega Pro. Succede anche questo, ovviamente. Ci sorridiamo, però è chiaro che si tratta di situazioni un po' al limite. È Come è stato un punto venuto? importante, il primo punto in classifica per questo Gallipoli, conquistato su un campo di una diretta concorrente per la salvezza. L'iniziale vantaggio laziale di Esposito sul rigore è stato ribattuto dal pareggio, sempre dagli 11 metri, di Lorenzo Francese, uno dei nuovi acquisti del Gallipoli dopo il passaggio di proprietà dalla cordata guidata da Sandro Quintana a quella alla società presieduta da Saverio De Benedictis. È stato un acquisto importante. Lorenzo Francese, una seconda punta l'anno scorso in Sicilia, al girone I al Leonforte, capace di ricoprire più ruoli e di agire su tutti i fronti dell'attacco, essendo pericoloso sia da fuori che da dentro l'area. Beh, proprio il presidente De Benedictis diceva un paio di settimane fa, l'abbiamo sentito nella famosa conferenza stampa di presentazione, questa è una squadra fortissima, proprio contro il San Severo aveva conosciuto una sconfitta a suo giudizio immeritata, il Gallipoli avrebbe meritato ben altra sorte in quella gara, anche nella successiva sfida giocata al bianco fu sconfitta contro il Pomigliano, però avemmo anche un collegamento telefonico con un collega che ci confermava che effettivamente quei 3 punti erano Sì, un diciamo premio eccessivo per l'andazzo, la l'avversario del crescita Gallipoli. della Quindi squadra ha gialla. ragione questo presidente a dire che questo Gallipoli, pur con tanti giocatori nuovi che ancora stavano arrivando, giocava un buon calcio. Sì, la crescita della squadra giallorossa sta proseguendo esponenzialmente partita dopo partita. Il pareggio contro l'Aprilia può dare la giusta forza in vista del Forse anche la prossimo scossa. impegno, sì, giusta scossa in vista del prossimo impegno in casa contro il Fondi, una delle squadre che magari possono interessare anche il Nardò di Gianmarco Chironi, che i Fondi è una delle squadre accreditate per la promozione diretta, anche se non si sta comportando benissimo in questo avvio di campionato. C'è notizia di oggi anche che il Gallipoli ha rinfoltito il proprio parco under con un ex compagno di Gianmarco Chironi. È stato infatti acquistato il mediano Pirretti. Gianmarco, un in bocca al lupo per il tuo ex compagno. Sì, faccio un grosso in bocca al lupo ad Alessandro e spero che trovi spazio e che faccia un buon campionato. Per quanto riguarda invece questa situazione che abbiamo accennato, di cui abbiamo accennato, una situazione ambientale difficile, ricordiamo quegli episodi in cui il terreno di gioco, il bianco, è stato devastato da ignoti e che avevano messo in discussione anche lo svolgimento, come poi accadde purtroppo il rinvio di una partita con la Turris, se non ricordo male, vero Gabriele, quella Sì, partita è rinvio la stata partita con la rinviata. Turris che è ancora sub iudice in attesa di un verdetto che purtroppo potrebbe dare lo 0-3 a Partita persa favore a della tavolino al squadra Gallipoli, corallina, ma esatto. nulla è detto fino al Ecco, verdetto. la differenza tra quanto si sta vivendo a Nardò, questo entusiasmo, questa ritrovata voglia di essere vicino alla squadra, e invece questo momento difficile che i tifosi del Gallipoli stanno vivendo, e il presidente De Benedictis ha detto basta vivere nel ricordo del passato, la realtà è questa, caliamoci nella nuova nostra situazione. Sì, ovviamente quando le cose vanno bene l'entusiasmo è a mille anche da parte dei tifosi. Purtroppo il Gallipoli al momento è in un periodo un po' difficile, però gli auguro di riprendersi il più presto possibile.
Beh, sicuramente poi quando si arriverà allo scontro diretto sarebbe bello avere una degna cornice di pubblico prima di tutto. Esatto, è prossimo e quindi noi ci auguriamo che possa giocarsi ovviamente alla presenza delle due tifoserie che fanno parte di uno stesso territorio del Salento, che merita di finire alla ribalta non per questi episodi di cronaca come è accaduto nelle ultime settimane, ma per quello che di buono riesce a creare. Mentre vi parliamo continuano ad arrivare i messaggi sulla pagina Facebook. Ricordiamo che questo pomeriggio abbiamo in palio la maglia ufficiale di Gianmarco Chironi, ce l'abbiamo, eccola qui. Tommaso, la vuoi far vedere nuovamente per chi se la fosse persa nella prima parte della nostra trasmissione? E la maglia messa in palio, appunto. Dentro ci sono i bigliettini. E dentro l'abbiamo usata appunto per farne un contenitore all'interno dei quali ci sono i nomi con tutti i bigliettini con tutti i nomi di coloro che ci stanno contattando e messaggiando. Ma abbiamo un collegamento telefonico anche per parlare di Gallipoli. Gabriele, sì, vorrei dare il benvenuto all'allenatore in seconda del Gallo, mister Amneto Massimo. Buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio a tutti. Sì, mister, domenica ad Aprilia è arrivato il primo punto. Che partita è stata e quanto è contento di questo primo passo in avanti della sua formazione? Ma senza dubbio il pareggio meritato, perché la squadra l'ha cercato dall'inizio, volevamo a tutti i costi muovere la classifica, perché la classifica fino a questo punto credo sia deficitaria per quanto ci riguarda. È chiaro che i ragazzi hanno interpretato la partita nel miglior modo possibile, abbiamo iniziato bene, quindi abbiamo retto tutto il primo tempo, poi c'è stato un po' di sbandamento dopo aver preso il gol sul calcio di rigore, però i ragazzi hanno reagito benissimo, erano consci delle proprie qualità, della propria forza, e poi siamo pervenuti alla fine del pareggio, quindi ci riteniamo soddisfatti, cerchiamo di guardare avanti con ottimismo. È una squadra che si sta assemblando in questi giorni, tra le ultime novità c'è quella del centrocampista pavese Mangiarotti. Come si è comportato questo elemento di cui si dice un gran bene? Ma senza dubbio ha fatto un esordio molto importante, perché noi ci crediamo in questo giocatore, perché è un giocatore che ha esperienza alle spalle dei campionati importanti, quindi se la società ha fatto questa scelta perché ritiene che Mangiarotti sia un giocatore determinante per quanto ci riguarda. Ieri come prima partita ha dato tranquillità al reparto, lui è un centrocampista e quindi conosceva qualcun altro dei giocatori in squadra tipo Mbida e Lorusso, quindi ha fatto la sua parte, chiaramente con il passare del tempo crescerà in condizione e in affiatamento, quindi credo per il proseguo possa darci una mano importante per quanto riguarda la salvezza. Sì, quello del quinto Ricci è stato un primo punto che, come dicevamo prima, può aver dato una scossa mentale. Quanto c'è di mentale nell'ultimo posto del Gallipoli e quanto questa squadra può riscattarsi a partire dalla partita con il Fondi di domenica? Ah, senza dubbio giocare con 0 punti in classifica non era una cosa bella, non aver fatto tante partite, non aver accumulato un punto. È chiaro che la squadra capiva il momento, perché chiaramente tutti quanti volevamo muovere questa classifica, perché poi le partite stanno andando avanti, e quindi ritrovarsi a 0 punti dopo 5 partite, è chiaro che anche a livello psicologico i ragazzi accusavano il colpo. Però se interpretiamo le partite, le gare così come le abbiamo interpretate, non solo ieri ma anche quella di domenica scorsa in casa con il Pomigliano, sì, io sono convinto che ci tireremo fuori da quella posizione, perché i ragazzi hanno le qualità e le doti per poter ambire a una classifica migliore. È chiaro che tutto l'ambiente dovrà starci vicino, società, tifoseria, perché chiaramente i ragazzi hanno bisogno del tifo della nostra squadra, perché sappiamo benissimo che il tifo del Gallipoli è un tifo caldo, colorato e tutto quanto, per cui se riusciremo a fare blocco unico sono convinto che alla fine potremo tirarci fuori da questa situazione, che onestamente non si addice al blasone Gallipoli, alla città. Sì. Sì, mister, buonasera anche da parte mia ovviamente, e la domanda che le faccio io sono un po' quelle domande che sembrano fatte, però è un po' la fotografia del momento. Possiamo dire che il campionato del Gallipoli è cominciato domenica scorsa, che oggi si volta pagina e forse siamo davvero come se ci trovassimo all'avvio della stagione, nonostante le partite già andate in archivio? Sì, io sono convinto effettivamente, diciamo che il nostro campionato riparte, è partito già da ieri, per cui voglio dire adesso cercheremo di imboccarci le maniche, fare assolutamente punti in modo particolare in casa, perché sappiamo benissimo che questa squadra ha bisogno
vincere qualche partita anche a livello morale, per cui voglio dire, trovarti dopo 5 partite con 0 punti, non aver vinto una gara, averle perse tutte, è chiaro che non è semplice scendere in campo e trovare quella tranquillità mentale che poi possa, ci possa far esprimere al massimo, però è normale che come ho detto prima, da ieri dobbiamo trarre valutazioni importanti, perché ripeto, se la squadra riuscirà a esprimersi come ha fatto ieri, e torno a dire ancora una volta come aveva fatto già domenica scorsa in casa con il Pomigliano, anche perdendo, che assolutamente non meritavamo la sconfitta, sono convinto che partendo da queste due ultime partite potremmo guardare con ottimismo, perché torno a dire, la squadra, la società sta cercando di trovare qualche giocatore che ci possa dare una mano. Avete visto, in questa settimana ci sono stati un paio di inserimenti importanti, per cui voglio dire, se riusciremo a fare blocco unico con società, città, tifosi, tutto quanto, io sono convinto che si possa tirare fuori da questa situazione la squadra, e quindi guardare con un certo ottimismo, anche perché voglio dire, le squadre che stanno sopra di noi non è che stiano viaggiando a mille, per cui se saremo bravi a fare quadrato sono convinto che riusciremo a tirarci fuori. Sì, mister, un'ultima domanda, sì. Parlando proprio di inserimenti, il tallone d'Achille di questo Calipoli secondo lei è ancora l'assenza di una punta capace di capitalizzare quelle occasioni che magari arrivano solo una volta nell'arco dei 90 minuti? Ma sicuramente fino a questo momento diciamo che il tallone d'Achille sarebbe quello, però questa settimana abbiamo avuto questi 15 giorni abbiamo avuto degli inserimenti importanti, vedi Francese che ieri è andato in gol, doveva andare in gol anche domenica scorsa. È chiaro che la società guarda sicuramente al mercato, qualche giocatore che può venire a darci una mano, perché sappiamo benissimo che in questa categoria si diano delle persone che riescano a risolvere le partite in qualunque momento, sicuramente si potrebbe guardare con un certo ottimismo, però se non dovesse venire qualcun altro a darci una mano, io sono convinto e fiducioso che questa squadra con questa rosa attuale potrà dire la sua, perché adesso cominciamo ad avere un organico all'altezza, un organico che ci può anche dare delle possibilità di alternanza, per cui come ho detto prima, se riusciremo a trovare qualcosa, ma non tanto per prendere, ma qualcuno che effettivamente ci possa far fare quel salto di qualità, bene, altrimenti rimarremo così, e comunque sia con un certo ottimismo guarderemo avanti, perché sono convinto che potremmo tirarci fuori da questa posizione. Mister, grazie mille per il contributo, in bocca al lupo per la settimana di lavoro che porterà all'impegno del Gallipoli in casa contro il Fondi. Credi, grazie a voi e saluto a tutti. Bene, ringraziamo mister Amleto Massimo, ricordiamo allenatore in seconda del Gallipoli, che ci ha dato un'immagine molto chiara di quella che è attualmente la situazione del Gallo, dell'aria che si respira in quel di Gallipoli. Ovviamente l'auspicio è che questa squadra, questo club possano tornare velocemente nelle posizioni più tranquille della classifica e poi giocarsela con le altre alla pari per quanto riguarda una salvezza, che appare l'obiettivo della stagione, ovviamente visto tutte le situazioni che si sono registrate. Siamo giunti alla conclusione o quasi di questo appuntamento pomeridiano dell'eccezionale TV. Vediamo sul tavolo, magicamente si è materializzata la maglia di Gianmarco Chironi, che come vi abbiamo detto è stata trasformata in un'urla all'interno della quale abbiamo inserito tutti i biglietti con i nominativi degli amici che hanno mandato delle domande, dei saluti o che hanno telefonato in trasmissione, e quindi invito Gianmarco a voler estrarre il nome del fortunato vincitore che si porterà a casa la maglietta ufficiale appunto del portiere del Nardò. Sono tutti qui sul tavolo, come potete vedere, eccoli qua. Perfetto. Ne era rimasto uno. Perfetto. Allora, vai, a tuo piacimento. Eccolo qui. Vediamo chi la vince. Erika Manca. Allora, è una tifosa, la fortunata vincitrice della maglietta di Gianmarco Chironi. Ovviamente poi ci metteremo in contatto con Erika per dare modo di capire come ricevere questo omaggio offerto, Gabriele, da Gav, lo sponsor tecnico della società neretina e anche partner del Verano Calcio, una delle squadre salentine impegnate nel campionato d'eccellenza. Benissimo, quindi a me non rimane che ringraziare Gianmarco Chironi per la disponibilità, così come ovviamente la società del Nardò per averci fornito anche questa settimana un suo tesserato. Un in bocca al lupo grandissimo Gianmarco, che possa andare sempre più in crescendo questa stagione. Grazie mille a voi. E poi una tua crescita personale ovviamente anche veloce, in modo tale da poterti magari poi ammirare tra i pali del Lecce. Grazie mille, grazie per l'invito e per l'ospitalità. Gabriele,
In chiusura, allora, abbiamo ricordato i prossimi impegni delle Salentine Nardò, della Serie D. Domenica sarà impegnato al Stadio Liguori, esatto, di Torre del Greco contro la Turris, e Gallipoli affronterà al bianco il Fondi. Due partite difficili contro due squadre che probabilmente lotteranno per i primissimi posti in classifica. Gabriele, chiedo scusa, Tommaso invece, l'appuntamento per quanto ci riguarda? L'appuntamento per quanto ci riguarda è a domani sera con l'eccezionale TV, parleremo di Lecce, della partita pareggiata da Lecce contro il Catania e della prossima settimana contro il Foggia. Esatto, e come anticipato vi ricordo quello che sarà l'ospite d'onore della seconda puntata dell'eccezionale TV edizione del martedì, che sarà il dirigente dell'Unione Sportiva Lecce, Corrado Liguori. Dunque, grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento a domani sera. Per quanto mi riguarda, un ringraziamento a tutta la squadra dell'eccezionale che rende possibile la messa in onda di questa trasmissione. A lunedì prossimo.